Ok, andiamo subito nel vivo, non perdiamoci in chiacchiere. E che cosa vedremo oggi? Allora, innanzitutto parleremo del nuovo tag di remarketing, di come viene gestito all'interno di AdWords, che sono cambiate alcune cose, e vedremo anche quali sono le metriche aggiuntive che sono proposte adesso nella sezione dei video ads. Guarderemo anche un nuovo formato di annunci video in search, che sostanzialmente simula la visualizzazione dei video nella Universal Search nell'organica. Ci occuperemo anche di vedere le quote di impression, quindi alcune nuove colonne, alcuni nuovi dati che sono disponibili in Google, in AdWords. Alcuni li ho individuati proprio stamattina, c'era stato l'annuncio ieri, quindi le canalizzazioni di ricerca sono attive da stamattina, le ho infilate di straforo nella presentazione poche ore fa. E poi vi farò vedere anche alcuni tool, vi segnalerò alcuni tool interessanti di Google che Google ha segnalato durante l'ultimo seminario a cui ho partecipato a Milano per gli operatori AdWords. E poi invece Francesco Tinti, che è già qui con noi collegato, e ci parlerà delle campagne potenziate, quindi della nuovissima New Entry AdWords. E poi la marchetta vi tocca anche un po' una presentazione di AdWords Experience del prossimo evento. Allora, cominciamo subito vedendo cos'è il nuovo tag di remarketing e come funziona. Innanzitutto, non do per scontato che tutti sappiano esattamente cos'è il remarketing. Il remarketing è un metodo di tracciamento degli utenti dentro AdWords che consente di tracciare gli utenti che navigano attraverso determinate pagine per poi farli vedere più spesso nella navigazione successiva i miei annunci nella rete display. Si trova tra i segmenti di pubblico, quindi sotto le campagne online, e per creare un nuovo elenco di remarketing basta cliccare sul nuovo segmento di pubblico, l'elenco per il remarketing. Le combinazioni personalizzate non sono altro che combinazioni di elenchi, quindi se ad esempio io voglio escludere da un certo gruppo di utenti che sto tracciando gli utenti che per esempio hanno già convertito, giusto per fare un esempio molto classico, lo posso fare escludendo un elenco dall'altro. Quello che ottengo è una visualizzazione di questo tipo quando creo un nuovo elenco per il remarketing. Vedete che sostanzialmente è una schermata in cui viene definito, contrariamente alla versione precedente dove io creavo un remarketing, lo mettevo in determinate pagine e poi tutti quelli che passavano da quelle pagine erano tracciati. Questo tag unificato ti consente di tracciare, lo puoi mettere in tutto il sito e ti consente di tracciare le persone a seconda dei filtri che definisci proprio in questa schermata. Quindi se hai già il tag installato, devi solo definire il filtro. Può essere anche un filtro a più stadi. Diciamo, segnalo solo un piccolo errore di traduzione, nel senso che definendo più opzioni si possono usare gli operatori OR e AND, la traduzione che c'è adesso nell'interfaccia non è proprio precisissima, dà l'impressione che anche le condizioni sopra, anche le condizioni della prima casella debbano essere contemporaneamente tutte verificate allo stesso momento, invece non è così. Si possono mettere sia condizioni OR, quindi se un utente è passato in una determinata pagina oppure in un'altra, e delle condizioni che invece contemporaneamente devono sottostare per attivare, diciamo, la visualizzazione dell'annuncio.
ci sono molteplici fattori di molteplici possibilità di filtrare l'annuncio, le vedete qua in questa schermata. C'è anche un'altra cosa interessante da notare, che contrariamente al vecchio tag di remarketing, si possono includere anche gli utenti che hanno visualizzato, che sono passati nel sito nei 30 giorni precedenti, perché comunque il tag di AdWords li ha già tracciati e quindi si possono utilizzare anche quei dati che sono già inseriti nel sistema. A parte questo, poi dopo, un'altra cosa interessante del nuovo tag è che c'era in realtà anche col vecchio, ma comunque interessante in fase di ottimizzazione, diciamo, del rendimento di questo tag, del remarketing. Il fatto di poter targetizzare, in inglese loro lo chiamano similar audiences, cioè audience similari, cioè poter targetizzare persone che hanno fatto percorsi di navigazione simili, ad esempio, ad altri che poi hanno convertito. Però questo è un ulteriore passaggio di ottimizzazione successivo. Quindi, quello che invece succede se io definisco ex novo un tag e si apre una nuova finestra in cui creo questo tag, creo il codice appunto del tag che poi vado a incollare nel sito. Quindi diciamo che tecnicamente non è cambiato nulla da un punto di vista di implementazione del sito, se non sul sito, se non il fatto che quel tag lo posso mettere in tutte le pagine anziché solo in quelle in cui volevo tracciare i risultati. Io rimango comunque anche piuttosto legato a livello di strategia ai tag, alle liste di remarketing impostate in Analytics, perché secondo me sono ancora ulteriormente più flessibili. E qui in questo caso vi do anche l'esempio di come si può lavorare appunto in Analytics utilizzando il remarketing. È possibile infatti se le campagne sono collegate, cioè se gli account sono collegati tra Analytics e AdWords, a livello di account riuscire ad avere questo tag appunto gli anche per il remarketing che ti consente poi dopo di creare quindi siamo sempre nell'amministrazione, quindi cliccando sul nuovo elenco di remarketing ti consente di creare un nuovo elenco e qui vi faccio vedere la schermata che c'è in Analytics legata al remarketing. Come vedete, diciamo che le opzioni sono molto flessibili, opzioni di targetizzazione, quindi sia nella selezione del tipo di tracciamento che devo fare, che anche nel tipo di risultato che poi otterrò, diciamo, a livello di lista, quindi durata in giorni. Vi segnalo solo che una volta che ho creato questa lista di remarketing, anche questa risale per 30 giorni anteriori, non posso cambiarne più la durata, ma la devo eventualmente rifare. E poi un'altra cosa importante, che è l'unico difetto della lista di remarketing di Analytics, è il fatto che per utilizzare questa implementazione devo cambiare leggermente il codice Analytics nelle pagine del sito e devo inserire quello di double click, che alcuni ad blocker fermano e quindi posso rischiare di perdere addirittura delle statistiche di Analytics. Proprio per questa differenza nel codice di tracciamento. Abbiamo però fatto un test con Giacomo Pelagatti l'anno scorso, abbiamo visto che sostanzialmente si perdeva un 2-3% della navigazione al massimo, quindi in Italia. Quindi direi che è un problema relativamente minore. Per quanto riguarda invece i nuovi risultati, i nuovi dati sui video ads, segnalo naturalmente come arrivarci, quindi dalle campagne video.
Dopodiché ci si accede personalizzando le colonne. Quello che adesso è possibile vedere, quindi le visualizzazioni e rimangono, i dati sono come erano prima. E poi il pubblico, quindi e qui ti fa vedere anche le iscrizioni al tuo canale YouTube. Invece l'etichetta branding ti fa vedere anche i dati di impression sia del video che delle miniature del video in YouTube. E poi invece l'etichetta traffico e conversioni visualizza il traffico sul sito e appunto i dati di conversione legati alle persone che sono arrivate sul sito tramite la campagna video. Per quanto riguarda invece le quote di impression, per chi non sappia cosa sono delle colonne personalizzabili che servono a capire che reach, che copertura del mercato io sto avendo in quel momento. Ci sono sia positive che negative, cioè quello che sto coprendo rispetto al totale potenziale di impression che io potrei avere con quelle parole chiave o con quei settaggi della rete display, e ci sono anche quelle negative, quindi quanto sto perdendo per motivi di budget oppure di ranking, quindi di posizionamento un po' in basso, quanto sto perdendo appunto rispetto al potenziale che potrei avere. Servono più che appunto per capire qual è la copertura e quali sono le potenzialità di una campagna, cioè se io vedo che in una campagna le mie quote di impression sono piuttosto basse o quelle negative sono piuttosto alte, significa, e questa campagna fa molte conversioni, significa che molto probabilmente aumentando il budget, semplicemente il budget giornaliero, dovrei in teoria aumentare le conversioni. Questo però ovviamente, come tutti ben sapete, non è proprio così automatico, però è un'indicazione sicuramente utile per capire quali margini di ottimizzazione ci sono attualmente usando le quote di impression. La novità è che sono state suddivise tra rete search e rete display, mentre prima erano, la colonna era unica, e la vecchia colonna è stata eliminata già da qualche giorno e quindi anche nei report non sarà più visualizzata. Vi faccio vedere nel dettaglio dove si possono attivare, quindi entrando a livello di campagna nelle colonne personalizzate, cliccando su metriche concorrenza, le troverete già all'interno della interfaccia e qui si possono visualizzare appunto dei dati sulla copertura. Qui ho tirato dentro i dati sulla copertura positiva, diciamo, ma possono esserci anche quelli sulla copertura negativa. Invece vediamo le canalizzazioni dei click, che è proprio freschissima di stamattina, di giornata. Cosa sono? Sono dei dati su quello che fanno gli utenti dopo aver cliccato sul nostro annuncio oppure addirittura dopo averlo visto. Si visualizzano sempre nella personalizzazione delle colonne, le abbiamo viste anche nella slide precedente, sono sotto le metriche concorrenza, canalizzazione di ricerca e consentono di visualizzare tutta una serie di dati, qui li ho attivati tutte quante, anche per vedere, anche se essendo state attivate stamattina purtroppo i dati non sono riuscito a trovare un account in cui ci siano dati particolarmente significativi, o meglio non ho neanche avuto il tempo di cercarlo, a dire la verità. E così come anche non sono tanto in grado di spiegarvi esattamente una per una le varie colonne, perché ovviamente è una cosa proprio freschissima. In generale posso dirvi che insomma servono per capire se ci sono margini di miglioramento della campagna post visualizzazione, post click. Per quanto riguarda invece i tool interessanti che mi hanno segnalato all'evento di Google Engage a cui ho partecipato neanche 2 settimane fa, vi segnalo autogomo.com, che consente di realizzare e testare siti mobile completamente gratuito, offerto sempre da Google. Stanno spingendo molto, come vedrete poi dopo anche con Francesco, le campagne mobile, e questo è un pezzo di questa strategia. Poi altra cosa interessante è un tool di
Translate avanzato, Global Market Finder, che ti consente di trovare le parole chiave per le tue campagne in altre lingue. Io l'ho usato un paio di volte, è interessante come tool da provare. E poi vi segnalo anche Double Click Digital Marketing, che è una funzionalità secondo me legata anche agli accordi che sono nell'aria con Yahoo, probabilmente. Insomma, ci sono dei rumors. Già adesso questo Double Click Digital Marketing consente di acquistare spazi pubblicitari fuori dalla rete di Google. E secondo me prima o poi ci finirà Yahoo, però è un'impressione personale, perché ci sono stati dei rumors recentemente, insomma, che Yahoo stia pensando a una cosa del genere. Allora, adesso io sono a disposizione di eventuali domande, che sicuramente saranno tante. Sentiamo Michele se ce n'è fatto una piccola selezione. Allora, innanzitutto alcuni iscritti chiedono se sarà possibile avere la registrazione del webinar. Sì, la registrazione del webinar, vi sarà mandato il link via mail, entro la prossima settimana. Perfetto. Allora, poi c'è Alessandro che chiede, ponendo due domande. Una, remarketing significa retargeting? E la seconda, lui dice, ok, vai pure. Sì, no, non è la stessa cosa ovviamente, perché il remarketing significa tracciare utenti che sono passati su pagine di cui io ho il controllo, mentre il retargeting non funziona così, consente di tracciare utenti in pagine che sono tracciate da Google, quindi il retargeting funziona sia per gli interessi che queste persone hanno mostrato nelle ricerche passate, che per essere passati su pagine che hanno spazi pubblicitari di Google. Ma comunque, diciamo, io non ho il controllo di quelle pagine ed è Google che mi consente di ritargetizzare con lo stesso meccanismo del remarketing pagine di cui però io non ho il controllo. Altro? Altra domanda, collega? Allora, sempre Alessandro chiede, lui, suo esempio personale dice, avevo impostato dei file, elenchi di remarketing dentro Analytics. I due account sono assolutamente collegati, ma gli elenchi in AdWords non si sono popolati. Perché? C'è un errore tipico che viene commesso in questi casi? Ma diciamo che il problema più frequente che mi è capitato sono le poche viste. Quindi quando le liste sono piccole, come numericamente il sistema non parte, insomma. Questo è quello più Ok, Monica frequente. chiedeva Altri? se era possibile mostrare come collegare Analytics ad AdWords, No, diciamo, per adesso non poi abbiamo tempo. riuscire a vedere il Esiste remarketing, scrive. un mio webinar fatto per il tagliaerbe, quindi blog di Davide Pozzi, dove faccio vedere proprio questa procedura di collegamento, però adesso ovviamente non c'è il tempo di farlo. Ok, Emanuele chiede, il codice di remarketing generato in AdWords è uguale a quello generato da Analytics? No. È diverso. La differenza sta proprio lì, che quello generato da Analytics si basa su un tag di double click, che è quello che crea quella differenza nelle performance, sia pur minima, diciamo. Ok. Allora, chiedo, alcuni iscritti chiedono se oltre ai video saranno disponibili anche le slide. Ma adesso troveremo il modo di metterle da qualche parte. Sì, direi di sì comunque. Diciamo che abbiamo un altro minutino e poi dopo dobbiamo far partire Francesco che Allora, abbiamo restano chiamato. due o tre domande. Sì. Allora, ok. Allora, c'è Igor che chiede se è conveniente inserire keyword in inglese nell'head dell'index del sito. Beh, Questa dipende, non. se il sito è in inglese e le campagne sono in inglese. Sì, può essere interessante come metodologia di ottimizzazione anche per aumentare i punteggi di qualità, però diciamo che sì, non, non
non c'entra molto con le novità che abbiamo visto adesso, insomma. Ok, sono arrivate molte altre domande, non so se ci sarà il tempo. Ah, vediamo, magari Magari alla alla fine, fine. segnati magari le più interessanti, poi dopo vediamo se c'è un po' di tempo alla fine. E prima di passare a Francesco, vi tocca qualche secondo di AdWords Experience. Allora, sicuramente quasi tutti voi l'avete visto per essere arrivati fin qui. Vi dico solo quali sono le novità principali. Intanto, la possibilità di seguire l'evento via webinar quest'anno, non solo online, non solo in diretta, live come era l'anno scorso. Poi abbiamo un ospite internazionale veramente molto in gamba, Shelly Ellis, che ha partecipato varie volte a vari eventi di Perry Marshall, che è uno dei guru AdWords a livello mondiale. E abbiamo quest'anno 15 relatori, tra cui anche varie donne, perché spesso ci dicono che invece siamo maschilisti, invece quest'anno ce ne sono varie, scelte tra i freelance migliori italiani e le agenzie sempre più note. La logica con cui selezioniamo i casi nel programma è che siano esclusivamente casi reali che possono essere replicabili in campagne normali. Quindi sicuramente, diciamo, questa è la logica su cui ci muoviamo. Volevo segnalarvi anche che c'è un party la sera prima dell'evento a Bologna per chi sarà lì con tutti i relatori, così come non è una novità, ma anche l'anno scorso era così. Il pranzo e le pause sono un po' più lunghe del normale, sono in loco proprio per darvi la possibilità di parlare con i relatori. Poi, ultima cosa, l'offerta di bid scade oggi, quindi se vi interessa datevi una mossa. E adesso sentiamo se Francesco c'è o si è addormentato. No, ci sono. C'è. Habemus Papam. Allora cambio relatore. Sì, ok. Allora, niente, l'intervento mio riguarda le campagne potenziate, le Enhanced Campaigns che Google ha annunciato e introdotto all'inizio di febbraio. E niente, semplicemente una mattina collegandomi ai miei account ho fatto alcune verifiche e ho trovato disponibile questa opzione. Quindi ho scelto, dopo aver letto un attimino in che cosa consistono, di convertire una parte degli account già a Enhanced Campaigns. E quindi vi porto quelle che sono le mie esperienze proprio concrete, dirette, di che cosa ho visto e che cosa penso di questo nuovo tipo di fare campagne di Google AdWords. Cominciamo presentando chiaramente, dicendo di che cosa si tratta. Si tratta sempre di campagne AdWords. Campagne AdWords che però questa volta permettono di fare targeting con una stessa campagna verso più dispositivi. Dispositivi desktop, mobile e tablet. Naturalmente anche nel vecchio AdWords tradizionale, nelle campagne diciamo tradizionali, classiche, è possibile targettizzare con un'unica campagna tutti i dispositivi. Però sappiamo benissimo che questo comporta dei problemi a livello di quality score e sappiamo benissimo che una segmentazione a livello di campagne per tipo di device è molto utile proprio quando andiamo a ottimizzare pesantemente gli account. Google invece con le Enhanced Campaign diciamo che ci sta obbligando a utilizzare un'unica campagna per tutto. Un'unica campagna attraverso la quale gestiamo desktop, mobile e tablet. Chiaramente Google sa benissimo che le esigenze dell'utente nel momento in cui fa una ricerca desktop rispetto a quando fa una ricerca mobile sono diverse. E quindi permette di distinguere nelle Enhanced Campaign un costo per click, un CPC, tra i dispositivi mobile e i dispositivi, purtroppo, desktop e tablet unificati. Quindi non c'è modo di dividere il costo per click e di suddividere il costo per click per ogni singolo device. Abbiamo la possibilità di distinguere solo ed esclusivamente mobile. Desktop e tablet sono unificati.
Quindi il vantaggio che dicevo appunto è il fatto di avere una campagna unica per tutti i dispositivi. Un altro vantaggio che ho riscontrato è una reportistica più accurata, e cioè soprattutto quando si parla di estensioni, site link piuttosto che estensioni di chiamata e altro, la reportistica è veramente, veramente più accurata. In particolare sui site link ricorderete che se impostate una estensione di site link per una campagna, nel momento in cui devo andare a sostituire un site link, perdo completamente lo storico del precedente gruppo di site link impostati, semplicemente per una modifica salta tutto. Non solo, nel momento in cui vado a modificare un site link, che cosa accade? Anzi, che cosa accadeva? Accadeva con le campagne tradizionali che tutto il gruppo di site link veniva nuovamente posto a revisione. Invece, dal punto di vista delle Nested Campaign, le verifiche sono atomiche, sono più granulari, e quindi ogni singolo link viene verificato separatamente, per cui se faccio una modifica a un gruppo di site link dove modifico soltanto due site link su sei, i quattro site link che erano già stati approvati rimangono in approvazione. Dietro alle modifiche delle Enhanced Campaign, chiaramente c'è una direzione, no, che sta seguendo Google. È una direzione che già è stata introdotta con Google Analytics Universal. La volontà, il desiderio di poter tracciare completamente tutte le informazioni cross device. Su Google Analytics Universal potete importare i dati offline delle vostre campagne e analizzarli con Google Analytics. Su Google AdWords con le Enhanced Campaign sarà possibile in futuro, secondo me, iniziare a tracciare delle conversioni di utenti che accedono oggi al vostro sito attraverso un PC, poi accedono magari questa sera oppure nelle successive sere attraverso un tablet, poi magari navigano fuori con uno smartphone e infine convertono attraverso un altro dispositivo che può essere nuovamente un PC. Questo tipo di informazione oggi si perde, non è disponibile. Attraverso le Enhanced Campaigns io credo che Google renderà disponibili tutta una serie di strumenti, reportistica, elementi vari per poter tracciare questo tipo di informazioni. Detto questo, entriamo un attimo nel vivo delle novità che ho riscontrato sull'interfaccia. Prima novità, la novità della struttura. Le impostazioni, a differenza della campagna tradizionale, mostra questo menu con tutte le impostazioni che sono parte delle impostazioni a cui siamo abituati a vedere le nostre campagne. Poi abbiamo le località, abbiamo la pianificazione degli annunci e abbiamo i dispositivi. In particolare, se guardiamo l'aspetto delle località, qui ho fatto un esempio di una campagna reale, vedete che io posso aggiungere più località, più posizioni e andare a impostare una percentuale di aggiustamento offerta. Posso ad esempio dire a Google: guarda, in corrispondenza di Milano città io voglio aggiungere un 10% in più sull'offerta perché quella è un'area di mio interesse. Oppure posso fare la stessa cosa a rovescio, cioè posso dire: guarda Google, diminuisci del 10% il budget, il CPC nel momento in cui io sono su Milano. Basterà lavorare su appunto impostazioni località, abbassare l'offerta del 10% e Google automaticamente sconterà in asta il costo per click nostro del 10%. La pianificazione prima era un po' nascosta, si trovava sempre nelle impostazioni, adesso è più evidente e posso sempre impostare gli orari che desidero, quindi delle fasce orarie a mio piacimento, a seconda di cosa mi serve, e anche qua fare degli aggiustamenti di offerta. Questa non è proprio una novità, secondo me, però è più evidente rispetto a prima, ok? Cioè è meno nascosta come opzione. Infine, la cosa che dicevo quando ho aperto questo seminario, cioè il fatto che posso andare a controllare il costo per click dei dispositivi mobile, ma non ho modo di poter controllare il costo per click dei tablet dotati di browser completi.
vedete che proprio non è disponibile l'opzione, non posso andare sopra col mouse, non è proprio possibile cambiare questa impostazione. Quindi Google di fatto, da questo tipo di comportamento, sembra che stia trattando i tablet alla stregua dei desktop PC. Quindi fondamentalmente sono, per Google, anche se dispositivi diversi, però probabilmente è stato individuato un pattern, comunque un qualcosa che accomuna i due tipi di dispositivi. Passando ai site link, dicevo che c'era una reportistica molto più accurata. Infatti questo è uno screenshot di un account dove possiamo vedere i dati proprio dei singoli site link con click impression, click through rate, costo per conversione, eccetera, eccetera. E anche il singolo costo per click. Quindi un dato veramente importante, no? Perché riusciamo a vedere in maniera più precisa, più incisiva, dove possiamo migliorare. Altro dato che ci interessa particolarmente è il fatto che le estensioni sono veramente potenziate. E cioè il fatto che io non posso definire i site link solo a livello di campagna, ma li posso definire addirittura per singolo gruppo di annunci. E questa cosa non vale solo per i site link, vale anche per le estensioni di chiamata, vale anche per le estensioni locali e quant'altro. Quindi qualunque tipo di estensione la posso associare e alla mia campagna e al gruppo di annunci o a uno o più gruppi di annunci. Posso proprio scendere in dettaglio come prima non era stato mai possibile. C'è di più perché, ad esempio, sui site link, visto che mi piacciono tanto, è possibile anche impostare uno scheduling. Cioè posso dire questo site link sarà attivo dal giorno al giorno, dalle ore alle ore, e pianificare quando mostrarlo e quando no. Notate anche come è possibile impostare come dispositivo preferito il cellulare, e quindi per le campagne mobile sarà necessario mostrare appunto questo, cioè spuntare questo tipo di opzione e fare in modo che il site link venga mostrato sulle campagne mobile. Proprio stamane leggevo che tuttavia, poiché il problema sarà per chi farà campagne mobile con Campaign Enhanced, nel momento in cui un dispositivo preferito è impostato il cellulare, comunque questi site link verranno anche mostrati nei dispositivi desktop e PC, perché le campagne mobile, lo vedrete tra un attimo, avranno qualche piccolo problema quando si tratta di usare le Campaign Enhanced. Vado avanti. Questa è disponibile come estensione solo ed esclusivamente negli Stati Uniti per il momento. È un'estensione che permette di generare degli sconti e attraverso il web riuscire a popolare, diciamo, offline attraverso il classico coupon dei centri, degli store, dei negozi. Quindi popolo un'offerta, anche qua indico una data di utilizzo, una data di distribuzione, la data di utilizzo del coupon, la data di distribuzione relativa all'offerta. Posso impostare una caratteristica dello sconto, i dettagli dell'offerta, i termini e le condizioni. Google genererà per noi una pagina automatica contenente questa, diciamo, questa offerta. L'utente prenderà il proprio coupon, lo porterà in negozio oppure sullo store e potrà usufruire di questa caratteristica. Ancora non è disponibile in Italia. Tirando un attimino il somme, che cosa mi piace e che cosa ho visto delle campagne potenziate che veramente interessante? Il fatto di appunto non dover fare lo spezzatino di campagne. In un precedente webinar al SEO Web Marketing Experience avevo presentato la matrice delle campagne, e questa matrice secondo me oggi sarà da rivedere, perché in pratica Campaign Enhanced semplifica di molto la vita a chi gestiva campagne, account ads in quella modalità. Mi piace anche l'idea del cross conversion, cioè poter sapere che un utente attraverso più dispositivi, più device, torna sul mio sito, lo posso tracciare, posso sapere cosa fa, eccetera, eccetera, e soprattutto vedere che converte. Non mi piace, questo l'ho già segnalato anche come feedback personale a Google, poiché siamo nel programma proprio sperimentale, che non è proprio il massimo della vita vedere CPC, tablet e desktop unificati. E come dicevo, appunto, per chi fa mobile c'è un grosso problema, perché lo vediamo tra un attimo, sarà forzato a creare una campagna anche che va su dispositivi desktop.
E questo secondo me, diciamo, anche se la direzione di Google è molto chiara, però potrebbe essere migliorato. Vediamo ora come si creano le campagne potenziate. Semplicemente nel momento in cui vuoi creare una campagna potenziata, crea una campagna AdWords normale al momento. Dopo aver impostato la campagna, i gruppi di annunci, gli annunci, le keyword, compare questo, questo avvertimento dove Google ti dice che fra qualche mese verrà eseguito l'upgrade di questa campagna a una campagna potenziata. Poi ti dice in alternativa puoi eseguire l'upgrade adesso. Allora, corre voce o comunque da dettagli trovati su internet che la deadline dovrebbe essere intorno a giugno. Non voglio dare questa data come data certa, però sembra che in giugno sia la data più probabile in cui tutte le campagne di tutti gli account verranno switchati da campagne classiche a campagne potenziate. Si clicca su Inizia, c'è semplicemente un wizard in cui in due passaggi la campagna viene convertita, ti viene chiesto quanto vuoi aumentare o scontare l'offerta per dispositivi mobile e il gioco è fatto, la campagna è trasformata da classica a potenziata. Due avvertimenti quando viene convertita la campagna. In un paio di casi ho visto che sono scomparse delle colonne, per esempio le colonne di conversione non riuscivo proprio a vederle. Lascia correre del tempo e non andare in allarme se soprattutto dopo le prime ore della conversione non vedi tutti i dati. Probabilmente è un processo, diciamo, che inizia subito, però si, diciamo, termina dopo un po', quindi lascia correre le tue campagne e non andare in ansia perché è quello che è successo a me e soprattutto all'inizio. Poi quando capisci che funziona così stai tranquillo, insomma il giorno dopo o comunque qualche ora dopo vedi proprio tornare tutte le colonne. Altra cosa invece interessante è capire come si convertono le campagne esistenti, no? E semplicemente che cosa si fa? Si vede ancora questo annuncio e si converte la campagna da campagna classica a campagna enhanced. Non sto scherzando, nel senso che non è possibile al momento creare una campagna enhanced immediatamente. Devi prima creare una campagna classica e poi fare la conversione. Okay? Conversione che però non è proprio facile, perché dipende da come hai strutturato il tuo account, e dipende, diciamo, che iter può essere quello più giusto da seguire. E in fondo a queste slide ho messo dove serve un piccolo link che puoi seguire. E se segui questo link qua, mrjinx.it potenziate PDF, vedrai che si apre una SERP di Google con primo risultato un file PDF in inglese, che è diciamo un su da campagne classiche a campagne potenziali. Diciamo che in quel documento Google indica tutta una serie di casistiche per cercare di mantenere un'informazione importante, cioè il dato di quality score, il dato storico tra le campagne mobile o tablet e le campagne che sono campagne desktop e PC convertite in campagne potenziate. Se hai una campagna desktop non hai nessun problema, esegui la conversione già da interfaccia web e il gioco è fatto, la campagna veramente è molto semplice fare la conversione. Google ti suggerisce due possibili strade. La prima è mettere in pausa la campagna tablet o mobile e successivamente convertire la campagna desktop da classica a potenziata. Puoi a questo punto copiare anche degli annunci dalla campagna tablet o mobile e specificare proprio nella campagna desktop che si tratta di annunci orientati principalmente al mobile, cioè puoi creare degli annunci appositi. La seconda strada invece che ti suggerisce Google, sempre per convertire più di una campagna, è fare il merge attraverso Google AdWords Editor 10, che sarà disponibile però soltanto a fine mese, a fine di febbraio. Quindi non sono in grado di dirti
qual è l'iter. Dice che nel momento in cui mancano nell'altra campagna degli elementi, è bene che con AdWords Editor li replichi prima di effettuare il merge delle due campagne. L'ultimo punto piuttosto dolente è chi fa soltanto campagna mobile, perché oggi chi fa soltanto campagna mobile per forza campagna desktop, criticato, diciamo, delle in-asset campaigns. Io avrei finito, ci vediamo il 5 aprile a AdWords Experience e spero che ci sia qualche domanda a cui poter dare delle risposte. Leggo le prime domande arrivate per il tuo... Qualcuno che chiedeva qualche anteprima invece sulla nuova remarketing per la search, che mi dicevi anche allora. Allora, ho avuto stamane mattina proprio la scoperta che ho un paio di account con, cioè già inserito in whitelist, quindi già con le liste di remarketing per la search popolate. E non ho ancora eseguito, diciamo, dei test approfonditi. Spero di riuscire a portare qualcosa a Bologna durante il mio intervento. Non lo prometto, però se avrò dei dati li condividerò molto volentieri. Sì, c'è Annalisa che chiede, consigli di convertire tutte ora o se non ci sono particolari esigenze aspettare l'upgrade automatico? Allora, contrariamente a quello che ho sempre fatto, cioè aspettare l'ultimo giorno prima di fare una conversione, ho voluto questa volta fare una conversione da campagna classica in asset immediatamente, perché diciamo che in certi settori la deadline impostata da Google sono settori molto particolari, sono mesi caldi, soprattutto nel turistico. Allora, poter convertire oggi una campagna, anche se potresti avere un piccolo scotto in termini di, come dire, di investimento iniziale, perché secondo me il sistema potrebbe essere aggiornato anche nei prossimi mesi, soprattutto per il mobile e tablet, io consiglierei di fare una conversione immediata, perché hai più modo e hai più tempo di valutare esattamente gli impatti di questo tipo di campagna rispetto alle precedenti. Se converti magari all'ultimo giorno, potrebbe essere magari sul turistico un momento estremamente caldo e ho preferito evitare disastri o sorprese proprio last minute, no? Quindi ho convertito immediatamente per avere il giusto tempo da qui a giugno, luglio, agosto e poter valutare in maniera più approfondita, diciamo, i pro e i contro di questa piattaforma. Una cosa importante che non ho detto e che anzi è bene ricordare è una conversione a senso unico. Una volta che converti una campagna da classica a potenziata non puoi tornare indietro. Questo è fondamentale. Grazie per la domanda, perché l'avevo data per scontato e invece è uno step veramente fondamentale. C'è Monica che fa una domanda collegata a quest'ultima cosa che hai detto. Chiede, la conversione delle campagne esistenti può far perdere dati a ritroso? No, se si tratta di una campagna desktop che non presuppone vengano messe in pausa altre campagne. Nel senso che se tu hai due campagne o tre campagne, una desktop, una mobile e una tablet, e metti in pausa la tablet e la mobile mentre converti da classica a enhanced la campagna desktop, naturalmente ti rimane lo storico sull'account Google AdWords, però fino a una certa data rimane splittato su tre campagne. A partire da quella data di conversione in avanti avrai tutte le informazioni di tutti i device su un'unica campagna. Ok. C'è direi un'ultima domanda di Emanuele che allora, chiede, chi utilizza attualmente campagne search con target mobile più desktop, quindi già unificate, effettuando l'upgrade, non avrà nessuno sbalzo di performance? Ti posso dire questo, ti posso anticipare che ho visto qualche piccolo problema sui tablet, non ho visto problemi su mobile. Mobile ho visto che mantiene indicativamente lo stesso costo per click, mentre tablet è un pochino più alto, soprattutto inizialmente. Ok, allora continuo. Valeria chiede, nella conversione possono cambiare i quality score delle parole chiave?
Allora, i quality score delle parole chiave nelle campagne enhanced potenziate sono calcolati e mostrati come una media dei tre quality score per ogni singolo device, nel senso che ogni device sappiamo da oltre un anno e mezzo essere uno degli elementi del quality score. Quindi, dicevo all'inizio, distinguere campagne per device comportava avere migliori quality score proprio a livello di ripartizione in funzione del device. Quello che invece inizieremo a vedere con le campagne potenziate, diciamo che è una sorta di media o calcolo media ponderata di quelli che sono i quality score relativi ai singoli target, ai singoli device. Quindi non vediamo un quality score per desktop, per tablet e per mobile. Vediamo una sorta di sommatoria di tutti e tre. Ok, direi che adesso facciamo una chiusura, magari adesso qualche domanda risponderemo anche via chat. E, facciamo una piccola chiusura ancora su Outdoor Experience e in particolare vi faccio vedere quali sono i relatori e il programma in breve. Ringrazio naturalmente sia Francesco che Michele che tutti voi che vi siete collegati, eravamo circa 150 i collegati, i registrati quasi 400, quindi insomma c'è grande interesse su queste tematiche. Allora, molto brevemente facciamo un excursus su delle cose di cui parleremo a Bologna. Andiamo in ordine di programma, quindi non c'è un ordine alfabetico o altro. C'è Luigi Sciotti che ci parlerà di una campagna molto complessa con landing page che dinamicamente cambiano a seconda delle keyword che vengono digitate dall'utente, in cui c'è anche qua lo zampino di Francesco Tinti. E poi invece Filippo Toso ci parlerà delle campagne, dei video ads e di come sfruttare YouTube al massimo per ottenere lead. E Filippo Trocca, che è non solo Search Engine Marketing e Web Analysis Manager in Staples Europe, che è uno dei leader mondiali nella vendita di prodotti per ufficio, ma è anche un top contributor della community italiana, ci parlerà invece di come presentare i risultati AdWords attraverso dati anche collegandosi con Analytics che siano intelligibili e utilizzabili per prendere decisioni più possibili rapide e corrette. Poi ci saranno Alessandra Pedrazzoli e Stefania Mauriello che di SEMS che parleranno di alcune particolarità che hanno individuato nell'analisi della canalizzazione degli acquisti e parleranno in particolare l'hanno battezzato questo fenomeno del latent conversion effect. Poi ci sarà anche Daniele Salamina che ci parlerà di come geo-ottimizzare un sito di e-commerce. Abbiamo spesso l'idea che un sito di e-commerce, se vende in tutta Italia, non sia necessario ottimizzarlo a livello geografico nelle campagne, invece quello che vedremo con Daniele sarà che non è proprio così. Poi l'evento e poi l'intervento ancora di Francesco con The Pirates of the Royal Caribbean e qui ne vedremo delle belle come succede sempre quando parla Francesco. E poi c'è anche Sante J. Achille, che è uno dei SEO più noti a livello internazionale tra gli italiani, tra quelli italiani, che ci parla invece di come utilizzare Majestic SEO anche per AdWords. Poi c'è Luisa Fontana di TSV, che ancora non abbiamo il permesso di divulgare il nome del cliente di cui ci parleranno, ma TSV tratta solo clienti grandi o medio grandi, quindi insomma sicuramente sarà un caso interessante da vedere. Poi c'è Fabio Sutto che invece ci darà una serie di
best practice di case history legate alla sua esperienza di ottimizzazione sia in e-commerce che non, con anche un confronto con i risultati che ho ottenuto in una campagna con Facebook Ads. Poi ci sarà la Shelly Ellis, che come vi anticipavo all'inizio, che invece è una specialista riconosciuta a livello mondiale sul targeting nella rete display, quindi abbiamo probabilmente la migliore specialista al mondo che parlerà per noi all'AdWords Experience. Poi c'è Martin Reiterer di Studio Cappello, che invece ci parla di un caso di successo molto interessante ottenuto con il feed del Merchant Center attraverso Google Products, no? Che è in fase di transizione verso una piattaforma completamente a pagamento che funzionerà solo attraverso AdWords. Poi c'è Mattia Giorgi di TUI, che è uno dei tour operator più grandi online in Italia, che ci parlerà di come le keyword short tail, diciamo di coda corta, si potrebbero dire, stiano tornando un po' alla ribalta se utilizzate con una certa accortezza, anche per tentare di abbassare i costi ormai insostenibili di alcune parole chiave, soprattutto nel settore travel. E qui chiudiamo, quindi vi invito a partecipare a AdWords Experience sia online che via webinar. Magari possiamo lasciare qualche altro minuto alle domande a cui non siamo riusciti a rispondere, vedo che Michele già comunque sta dicendo qualcosa, sta rispondendo qualcosa via chat, però se c'è qualche altra cosa interessante possiamo sfruttare questi ultimi minuti per parlare. Quindi Michele, se ci sei, dici tu. Riprendo allora le ultime domande ancora non considerate. Allora, Tommaso chiedeva, in media quanto dura il processo di conversione? Quanto devo aspettare per l'upgrade con in pausa le altre mie eventuali campagne mobile? Per l'intervento di Francesco. La conversione è pressoché immediata, cioè nel momento in cui decidi di convertire da campagna classica a campagna potenziata, veramente è questione di pochi minuti. Ci potrebbero essere, diciamo, dei ritardi nel visualizzare tutte le colonne disponibili, soprattutto quelle di conversione, passa qualche ora e ti dico, il giorno dopo hai sotto mano tutti i dati, però non andrei troppo in allarme, perché è successo a me proprio all'inizio, la prima campagna, però diciamo una volta che capisci che si tratta di un normale processo, aspetti e non c'è nessun problema. Allora, domande, sostanzialmente non ci sono ulteriori domande. C'era qualcuno eventualmente sospeso nei precedenti e stavo riguardando. No, direi che più o meno abbiamo risposto a tutte. Vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e ci rivediamo, ci sentiamo per l'AdWords Experience.